Ciao da Absim! Credo di aver riso così tanto poche volte in vita mia, veramente poche volte. Ho passato una mezz'ora a ridere ed ero convinto di questo. Quando ieri è stato annunciato che in questo ottavo episodio di A Casa con la Juve, su YouTube qui, quindi canale Juventus e su Juventus TV, sarebbero stati ospiti Mitra Matri e Andrea Barzagli e Barzaglione, ho detto vabbè, mezz'ora di risate, ma mezz'ora che si ride veramente a crepapelle. Il bello è che poi si è palesato anche all'improvviso, come una magia delle sue, Andrea Pirlo, così all'improvviso. Davvero non era stato annunciato, probabilmente nelle dinamiche di organizzazione della trasmissione era stato contattato anche Pirlo, che si era messo praticamente, pensate, Pirlo riserva di Matri e Barzagli, non è proprio una cosa consona, però ha anche detto che diciamo Pirlo è talmente al di sopra, è talmente superiore come entità astratta, più che come calciatore, perché poi alla fine, con massimo rispetto per tutti, va detto che sono grandi calciatori anche gli altri due. Barzagli, senz'altro, tra le bandiere della Juve di questo periodo. Matri ci ha dato una grandissima mano. È stato un attaccante forte, un attaccante importantissimo per la Juve dei primi di questi otto scudetti, dei primi scudetti di questi otto. Però, a parte il rispetto per tutti, Andrea Pirlo, proprio il suo ingresso in scena è veramente da Andrea Pirlo, cioè entri così, quasi senza essere stato chiamato, come una presenza così aurea che all'improvviso si va a palesare. Verso la fine ha partecipato per gli ultimi scarsi 10 minuti, accrescendo le risate, perché poi è bellissimo quando si chiacchiera tra ex calciatori. Matri è un po' al limite, un po' verso la fine della carriera. Non si sa se ha smesso, vuole smettere, anche lui l'ha fatto un po' capire, ma penso che valuterà con calma quando le cose riprenderanno. Però quando comunque si parla tra calciatori, si parla ex o meno, si parla del passato, comunque ex compagni di squadra, è uno spasso. Poi prendi Barzagli, che è sempre stato un po' anche l'anima dello spogliatoio della Juventus, tra quelli più attivi, e si sa che come personalità è abbastanza esilarante. Matri, che è uno che scherza pure tanto, ci metti anche Pirlo, veramente è stato un mix micidiale. Ben diretto da Enrico Zambrone e da Claudio Giuliani, che hanno dovuto però fare un po' un passo indietro, mentre nelle puntate precedenti hanno veramente gestito la situazione con la massima precisione per quanto riguarda i contenuti. In questo caso non c'era veramente da aggiungere nulla, perché hanno fatto tutto da soli. È stata una puntata proprio che è andata sciolta e liscia, serenamente, con questi grandi personaggi, perché di questo stiamo parlando, che ci hanno regalato veramente una mezz'ora di ilarità. Cioè, davvero, un film comico farebbe ridere meno, ma poi ridere, sorridere, quell'entusiasmo, quel piacere di stare in compagnia, la spensieratezza pura, veramente, cioè completamente astrarsi da qualsiasi situazione e proiettarsi in questo mondo, in queste chiacchiere, è stato veramente, veramente terapeutico sotto tutti i punti di vista, per chi ne avesse bisogno più o meno, ma tutti in questo momento soprattutto abbiamo bisogno di fare qualche grossa e grassa risata. Hanno ovviamente ricordato tante situazioni di spogliatoio, e le domande di Zambruno sono state principalmente su giudizi da esprimere, prima su Matri o Barzagli, chi fosse il migliore per quanto riguarda il fascino, per quanto riguarda il controllo di palla, per quanto riguarda quindi cose di campo e cose extracampo, e poi in generale anche che voto dai, per esempio, alla visione di gioco tattica di Andrea Pirlo. Naturalmente 10, al sinistro di Matri ha dovuto rispondere Pirlo, ha detto 6 per il tiro, 4,5 per i cambi di gioco. Allora, giù di tanti scherzi, la parte più divertente che ha interpretato, diciamo, Matri, che ha ricordato Matri, è stata quella della pressione addosso agli attaccanti. Dice: dopo 40 minuti, se non avevo fatto gol, c'erano già 3 attaccanti che si riscaldavano a bordo campo. Perché, ricordando naturalmente Antonio Conte, che quando allenava la Juve era solito mettere una certa pressione agli attaccanti, si cambiava molto a livello di giocatori d'attacco. Lo ricordate bene, in quei 3 anni c'era un frequente alternarsi, anche giustamente perché le qualità, le caratteristiche erano diverse tra i vari giocatori, quindi ci si poteva anche scambiare, però c'era anche da interpretarla come proprio una vera e propria pressione su chi era in campo per dare il meglio. E poi vabbè, si è scherzato, si è ironizzato anche sulle doti offensive di Andrea Barzagli, diciamo limitate, però con qualche grande colpo.
tipo una sgroppata in uno Juventus-Roma, parlando del controllo di palla, del condurre il pallone e poi rievocare i soliti due gol, solo due gol di Barzagli all'Atalanta, quello acclamato il 13 maggio del 2012, l'ultima di Alessandro Del Piero verso la fine, il gol sul rigore, quando tutto lo stadio chiese a Barzagli di calciare perché era l'unico che non aveva segnato in quell'annata gloriosa, e poi sempre contro l'Atalanta con la maglia rosa della stagione 15-16 in trasferta, così di testa, o credo fosse di testa, comunque in area di rigore. Ricordo ancora stupito Barzagli che esulta, Bonucci più stupito di lui che lo prende in giro. E poi vabbè, Pirlo ha anche ricordato una cosa che forse pochi ricordavano, pochi sapevano, cioè che per alcune partite, quando aveva avuto un problema al ginocchio destro, aveva giocato tutta la partita per 90 minuti, e parliamo di due o tre partite, solo di sinistro. Solo di sinistro, Pirlo, che ovviamente è bravissimo con entrambi i piedi, è stato straordinario con entrambi i piedi, ma ovviamente è meglio con il destro, soprattutto se parliamo di punizioni, di tiri, anche di calci d'angolo e in generale di lanci in avanti, quei famosissimi, straordinari, strepitosi lanci di Andrea Pirlo che andavano sistematicamente a servire il compagno mandandolo in porta. Eppure ha saputo giocare con grande maestria, che è il termine perfetto quando si parla di Andrea Pirlo, anche con il piede sinistro, per dire veramente il livello entusiasmante, esorbitante della qualità calcistica di Andrea Pirlo. Pirlo che tra l'altro in un'altra diretta domenica con Cannavaro su Instagram ha detto che non verrà ad allenare la Juve Under 23, a quanto pare. Eppure era adesso ed è adesso in isolamento a Torino, cioè è a casa come tutti noi a Torino. Quindi non lo so, può darsi che ci stia pensando, può darsi che abbia fatto anche una battuta con Cannavaro, che non sia proprio vero che abbia già deciso di no. Comunque, se valuta altre offerte, se ha altre offerte migliori della Juventus Under 23, che comunque milita in Serie C, beh, io lo auguriamo, credo, perché comunque si tratta di un grande campione che magari un domani vogliamo vedere ad allenare anche la Juve prima squadra, e per farlo gli serve anche un po' di esperienza dello stesso livello, quindi prima lega più che terza lega come la Serie C con l'Under 23. Questo poi vedremo, però incuriosisce il dettaglio che fosse a Torino anche Barzagli, a Milano Matri con la famiglia, anche Matri aveva fatto altre dirette in questi giorni su Instagram in particolare, sono tanti calciatori o ex calciatori che ci stanno deliziando, ieri per esempio Del Piero da Cattelan, insomma, per dire, però a questo ambiente Juve, queste rievocazioni tipicamente juventine ci fanno veramente un grande piacere, alleggeriscono il cuore, sollevano, risollevano il morale e alzano l'umore decisamente, e devo dire che davvero le risate che nel frattempo vi ho mostrato, dove di qua, vi ho mostrato in time lapse, naturalmente, qui di fianco alla mia destra, insomma, sono state veramente tantissime, più che mai, più che mai. Quindi grazie a Zambruno Zuliani e a Juventus TV per questo ottavo episodio di A Casa con la Juve. Potete vedere qui appunto sul canale YouTube della Juventus, se non l'avete visto in diretta, e queste erano le mie emozioni, le mie impressioni che volevo comunque condividere con voi. Vi ringrazio per l'attenzione, come sempre vi invito a dirmi nei commenti quello che pensate, mettere like se questo video vi è piaciuto, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per i prossimi video da guardare da casa vostra se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!